Il virus è un nemico invisibile? Non a Marostica, dove Marco Chiurato, celebre ed estroverso artista castellano, ha pensato di trasformare il Covid-19 in una gigantesca palla di zucchero non commestibile, facendola passeggiare tranquillamente in città come monito tangibile a tutti i cittadini di non far finta che il pericolo non esista. L'idea nasce dalla paura e la paura trasforma in creatività il dannato, in questo caso il dannato virus. E visto la spensieratezza di alcuni ad uscire per il paese come se il virus non esistesse o fosse invisibile, quando invisibile non lo è, ho realizzato un virus di zucchero con colori non commestibili. Quindi lo puoi mangiare, ma nello stesso tempo ti uccide. E poi lasciato girovagare per il paese e per casa, per renderlo visibile anche a chi non lo considera. La mia arte è spesso influenzata da avvenimenti catastrofici, specialmente ora, dove l'ossessione che questo ti travolga la sprigioni esaltandola per comunicare qualcosa.